Ciao amici, nel video di oggi vedrete una tecnica per cercare dell'oro che si può trovare in natura. Anche oggi è un allenamento per la Valle Antrona e la ricerca che faremo oggi è una ricerca che si può fare quando ci sono i fiumi, come in questo caso qua i torrenti, che sono asciutti. In questo caso non ci serve né l'acqua né la batea, perché la nostra ricerca sarà una ricerca a vista. La ricerca a vista la possiamo fare sempre nei torrenti, nei quali l'oro ha viaggiato poco e quindi possiamo trovarlo ancora attaccato a del quarzo o altri tipi di minerali, solitamente al quarzo. E nella mia avventura di oggi sono qua con Roberto e Umberto. Cosa stanno facendo in questo momento? Stanno cercando nel quarzo se vedono delle tracce di oro, quindi si vedono luccicare qualcosa. E per far questo ci aiuteremo anche con il metal specifico per l'oro, che ci faciliterà il lavoro nella ricerca. Adesso Roberto e Umberto hanno raccolto un po' di quarzo che potrebbe essere contenente dell'oro. Li abbiamo accumulati tutti qua nello stesso punto perché poi utilizzeremo il metal per velocizzare la procedura nel rilevamento di tracce d'oro o minerali ferrosi, che quindi il metal suona come conduttori. Adesso facciamo una prova, ma non fa bip bip, quindi vuol dire che Roberto e Umberto per ora hanno raccolto solo dei sassi carini, colorati, ma che sono solo dei sassi. Prova questi. Anche l'aiuto del sole ci aiuterà nella ricerca dell'oro, perché ovviamente l'oro è bello luminoso e quindi magari abbiamo più fortuna di vederlo visivamente. Come dicevo prima, questo è un buon allenamento per quando si andrà in Valle Antrona, perché in Valle Antrona è pieno di torrenti che sono molto impervi e quindi c'è molta probabilità di trovare delle pipitine oppure dell'oro sul quarzo. Quindi con i miei soci Roberto e Umberto in questo momento è buono fare un allenamento iniziale per utilizzare il metal come padronanza dello strumento e anche vedere dei campioni di oro come si potrebbe trovare dall'altra parte. Non andiamo ancora in Valle Antrona perché fa ancora troppo freddo, è tutto ghiacciato, quindi non avrebbe senso. Quindi andiamo in località in cui sì che c'è oro, ma sì che c'è anche la possibilità di provare queste tecniche. Non esiste una vera tecnica per cercare l'oro in questa maniera, va molto a fortuna. L'unica cosa che possiamo fare noi è una tecnica di, chiamiamola tabula rasa, cioè nel quale noi andiamo allineati, risaliamo il fiume e guardando visivamente se vediamo qualcosa che potrebbe essere del quarzo con dell'oro. Adesso il ferro poi torniamo indietro, quindi può essere più a ferro, ogni tanto conduce un po' meno la vita. È un discorso di quando è incerto, è proprio questo. È più probabile trovare l'oro nel quarzo in campioni così piccoli rispetto a sassi enormi. Il motivo è perché sassolini così possono essere trasportati facilmente dalla corrente, è come se fosse la polvere dell'oro che si trova in alcuni fiumi, che quella si muove facilmente perché appunto è piccola e leggera, mentre pipite o le pagliuzze più grosse in teoria vanno sotto. Quindi noi stiamo facendo una ricerca visiva, quindi
è meglio osservare sassi piccoli, piccolini, che sassi grossi. Spieghiamo anche questa cosa qui. In questo caso l'oro, se c'è, è tra il quarzo e questo tipo di sasso, quindi nel confine, nell'interfaccia tra i due minerali. Se invece si trova un solo blocco singolo, magari non è sul confine ma al suo interno. È deciso, eh? Sembra un pacemaker da come suona. Molto. Tanto deciso. Vediamo. Paco? Sì. Tanto deciso. Proviamo a aprirlo, vediamo. Riuscire a trovare un campione sarebbe una cosa carina. Ore. Eccolo qua, vedi? La parte lì. Sì, ha aperto proprio la vena, uh-huh. E quindi eccolo lì. Bingo. Comunque non siamo nei primi né negli ultimi a fare questo tipo di ricerca. Questi tre campioni di quarzo non li abbiamo messi noi, ma li abbiamo già trovati. Quindi vuol dire che qualcun altro, magari uno che cercava minerali o anche lui dell'oro, li ha messi da parte, li ha valutati, poi ha detto no, non è nulla di interessante, è andato avanti. È un po' come quando si va nei fiumi auriferi, in cui si trovano zone scavate con dei buchi perché c'è passato già qualche cercatore. Quindi anche questo tipo di tecnica non è una novità, ma per chi è nel settore diciamo che è una cosa alquanto normale. Come vedete, dove non c'è il sole c'è ancora della neve, del ghiaccio, quindi, e siamo in una zona climatica che si sta ancora già bene. Per la Valle Antrona andremo più avanti, come vi ho detto prima, proprio perché adesso là è tutto congelato. Adesso qua Roberto ha trovato del quarzo che suona e adesso lo esamineremo un attimino meglio. Fai vedere il punto col dito. Sposto il sole. Yeah. Questo? Sì. Suona quello lì? Sì. Non ci facciamo mancare nulla, volevamo il ghiaccio l'abbiamo trovato. Adesso smetteremo di andare avanti perché qua non c'è più il sole e aumenta il clima polare. Bene amici, per questa avventura e questo allenamento che abbiamo fatto, direi che va bene così. Avete capito un altro tipo di tecnica? E quindi da parte mia, di Paolo, e da parte di Roberto e Umberto, che sono là, che stanno ancora cercando in mezzo al ghiaccio, ci vediamo alla prossima avventura. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per chi non l'avesse ancora fatto, così rimarrete aggiornati. Ciao!